proposito di eccellenze del territorio, inviterei il presidente di Terra Mia per dirci anche un poco di questa situazione. Che nasce spontaneamente soprattutto per l'amore, no, del territorio, per riscoprire i percorsi turistici e anche enogastronomici stessi del territorio. Sì, io sono molto onorato di portare il saluto di questa associazione culturale canavesana, che ormai è già più da quasi 20 anni presente sul territorio, ha tantissime iniziative, organizziamo delle conferenze, organizziamo delle gite e ci occupiamo anche di editoria, pubblicando dei libri di scrittori, di personaggi che fanno delle ricerche, e ci occupiamo soprattutto anche di ricerche sul territorio, ricerche sul passato che portano a ravvivare un po' la memoria. Abbiamo fatto diverse cose, la più importante forse che voglio segnalare e che abbiamo anche messo sul manifesto che abbiamo giù, noi abbiamo puntato molto sulla condivisione online sia delle ricerche e di quello che facciamo. Abbiamo fondato questo archivio storico digitale canavesano, che è una sorta di contenitore dove noi digitalizziamo vecchi testi rari ed esauriti che non si trovano più, e li versiamo in questo contenitore che si chiama appunto archivio audiovisivo, archivio storico digitale canavesano e anche archivio audiovisivo canavesano per quanto riguarda la parte filmica, affinché tutti possano accedere a questo punto da tutte le parti del mondo. I nostri studenti che fanno le ricerche, per esempio, che non hanno da correre avanti e indietro, ma possono trovare online queste cose. Insomma, tante sono le iniziative. Io, dicevo, sono molto contento di essere qua, di aver avuto questa opportunità. Ringrazio innanzitutto chi ci ospita, il dottor Ugo Ruffino, no? L'Istituto di Cultura Italiana. Siamo molto vicini, anche ringraziamo l'associazione Memoria Viva, perché intanto abbiamo degli obiettivi, delle cose che un po' ci accomunano assieme ed anche collaboriamo, perciò insomma penso che abbiamo già collaborato, vero Elso Merlo, e collaboreremo ancora, perciò ringrazio Memoria Viva, il Somerlo, anche Roberto Faletti, che è sempre molto attivo e che fa tutto. Volevo solo ricordare una cosa e poi finisco. Siamo un'associazione che valorizza la cultura locale. Molte volte sento qualcuno magari che dice: ma come, conoscendo anche la mia storia personale, il mio modo di pensare, eccetera, e mi dice: ma tu che sei così aperto, hai una mentalità diciamo aperta a tutte le culture, no? Perché ti fai una cosa proprio per la molto locale, localistica, se vuoi, una cultura molto lì, no? Sembra quasi una contraddizione, no? E invece io credo che non è una contraddizione, perché io dico sempre che bisogna amare la propria patria, il proprio gruppo, ma soprattutto rispettare quelle degli altri. E faccio sempre un esempio, non so di chi, così quando si parla alla buona, ma penso che qua possiamo anche farlo. È paragonabile un po' a chi ama la propria madre, no? Cioè, se io amo la mia cultura, veramente l'amo tanto, come amo mia madre, per dire, rispetto anche la cultura degli altri. Perché se non è che posso dire: la mia mamma è più bella, più intelligente degli altri, perché quello è, poi sapete meglio di me, è i fondamentali della differenza tra essere un patriota e essere un nazionalista. Il patriota ama la propria terra, gli vuole bene, si sacrificherebbe anche, però soprattutto deve rispettare quella degli altri, perché sennò si scivola nel famoso nazionalismo, con tutto quello che ci ha detto, ci ha spiegato e tutto. Ecco, noi, finisco, facciamo anche soprattutto questo. Lo dimostra anche il fatto che abbiamo, nell'estate, dove facciamo le cose un po' più leggere, invitiamo dei gruppi che sono presenti anche nel nostro paese, nazionalità, e abbiamo fatto quest'anno dalla Svizzera fino alla Romania, altre etnie che sono presenti, li invitiamo
e loro hanno fatto i loro balli, ci parlano della loro cultura, proiezione, eccetera, perché appunto è il carattere della nostra associazione. Io credo che veramente ci sia sempre più bisogno di ricordare, ci sia sempre bisogno di studiare e ci sia sempre più bisogno di conservare anche tutto questo per noi, ma soprattutto per le generazioni che verranno. Perciò vi ringrazio ancora veramente tutti.